Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La premier inglese Liz Truss, dopo solo 6 settimane, ha dato l'annuncio di volersi dimettere, dopo le polemiche che l'hanno travolta nell'ultimo periodo. Liz Truss Daniel Leal, pull photo via AP, a comunicarlo Sky News e Il Guardian. In una comunicazione pubblica, Truss ha spiegato di essere giunta al comando, in un momento di grande instabilità economica e internazionale. Famiglie e aziende erano preoccupate di come pagare le bollette. Sono stata eletta con il mandato di cambiare, ma data la situazione non posso farlo, ha detto dando comunicazione di delle proprie dimissioni. Nel Regno Unito, scatta dunque la corsa a chi sostituirà Liz Truss. La premier britannica ha anche aggiunto di auspicare che la scelta del nuovo primo ministro occorra entro la settimana prossima. Truss ha comunicato la sua volontà di dimettersi dopo aver incontrato Sir Graham Brady a Downing Street, presidente del Comitato 1922 dei Conservatori, e la vice premier Therese Coffey, e il presidente dei Tory, Jake Berry. Tra i papabili di chi la succederà ci sono l'ex cancelliere Rishi Sunak, Penny Mordaunt e il cancelliere dello scacchiere, Jeremy Hunt. Quest'ultimo però, non intenderebbe concorrere. Nel frattempo, il partito dei laburisti e i Lib Dem chiedono che si vada al voto, come ha comunicato il leader Keir Starmer. La sterlina va su, intanto, la sterlina inglese sale e diminuisce il rendimento dei gilt decennali a seguito delle dimissioni del premier Truss. La salita è dello 0,5% e il cambio sul dollaro è pari a 1,1278. Scende la percentuale dei titoli di Stato inglesi da 3,87 a 3,81%. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.